Un saluto a tutti gli spettatori di TVS e a tutti gli assesi. Il 31 maggio saremo chiamati a scegliere la nuova lista che dovrà amministrare il nostro Paese. Noi vi proponiamo la lista numero 1, Insieme per Asso, composta da candidati di provata esperienza nell'attività amministrativa e da altri candidati motivati da criteri innovativi per il miglioramento dell'organizzazione del sistema al fine di portare a compimento gli obiettivi prefissati. Il nostro programma come scelta prevede i seguenti indirizzi: la progettualità, perché senza idee nulla è possibile realizzare; la pianificazione, per identificare cosa è necessario fare per raggiungere gli obiettivi prefissati; la condivisione, per essere tutti uniti e collaborare alla realizzazione dei progetti, perché in essi dobbiamo trovare le nostre aspirazioni per un futuro migliore. I cittadini di Asso, in modo particolare i giovani, si devono sentire coprotagonisti con l'amministrazione comunale, sia nella pianificazione che nella collaborazione alla realizzazione degli obiettivi condivisi. Il nostro programma Insieme per Asso mira a reperire due tipologie di finanziamenti per la realizzazione dei progetti. Il primo con finanziamento misto pubblico-privato per l'autosostegno mediante la produzione di idroenergia derivante dall'acqua affluente del fiume Lambro e dall'acquedotto comunale, l'applicazione del piano di azione per l'energia sostenibile, riferita al patto dei sindaci al quale Asso partecipa dal 2013, il cui tema è il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi due obiettivi, uniti con la valorizzazione del nostro territorio mediante la riattivazione del turismo breve, ci consentirà di avere nuove risorse economiche da reinvestire per la necessità primaria del Paese e dei cittadini. Il secondo con finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione di opere rilevanti, quali la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, del territorio, dei sottoservizi e delle vie principali di Asso. Non ultimo, le nuove aree di parcheggio per decongestionare il centro storico. La realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra Scarenna e la strada provinciale, essendo la stessa di rilevante importanza anche a livello sovracomunale. Altre opere di necessità sono elencate nello specifico del nostro programma elettorale. È impossibile dare a tutto una soluzione all'immediato, ma mettendo in fila i problemi uno ad uno, in base al loro grado di priorità, sarà l'inizio della loro soluzione. Un saluto a tutti e un arrivederci il 31 maggio con la lista numero 1, Insieme per Asso. Ancora grazie e arrivederci.